sono Marina Salamon, presenterò tra breve il libro Dai vita ai tuoi sogni che ho pubblicato quest'anno e che è una storia di vita e di lavoro. Faccio l'imprenditrice, ho 4 figli e penso che questa nostra Italia sia un paese meraviglioso ma che ha bisogno di ritornare a sperare, a credere nel futuro, a lottare, a costruire. E quindi, pur con molto pudore, perché non ho nulla da insegnare agli altri se non il racconto della mia storia, ho creduto di accettare la richiesta di Mondadori e ho consegnato questo libro. Le nostre aziende fanno cose diverse, abbigliamento per bambini, ricerche, internet, comunicazione, marketing, eccetera. Però c'è una cosa che le accomuna. Io credo nel merito delle persone, faccio l'azionista, sto dietro le quinte, aiuto a progettare, ma mi considero non la padrona, ma uno strumento per costruire posti di lavoro. E credo che quindi la mia responsabilità sia essere etica. Etica è una parola meravigliosa, ma io cerco di applicarla in ogni gesto, ogni giorno. Nella semplicità e nel riconoscimento di una nuova modalità di costruire le aziende, per cui ci sono donne al mio fianco, a capo delle aziende, due socie principali, una a Treviso e una a Milano, e intorno a loro, guidati da loro, ci sono altri uomini e donne, che a loro volta sono soci nelle diverse aziende. Per cui quello che noi stiamo sperimentando in questo momento è che le aziende crescono, che assumono, che investiamo nella formazione, investiamo nei giovani e in un modo di lavorare che è possibile anche da noi. Per cui cosa dire d'altro? Nel libro racconto le mie sconfitte, i miei errori, racconto comunque la gioia di vivere, parlo della mia fede perché io credo in Dio, non credo in un Dio cattivo e non credo in un Dio di un'unica religione, sono cattolica ma credo che esista un unico Dio che gli umani chiamano in tanti modi diversi e che esiste un infinito anche per coloro che non lo chiamano Dio e che la vita è magnifica. Io ho desiderato avere tanti bambini, qualcuno l'ho perso in gravidanza e ho continuato a lottare, per cui il messaggio per concludere che vorrei trasferire a tutti è: crediamoci, fidiamoci che tutto ha un senso, tutto ha un valore e che anche quando ci sembra che la notte non finisca, in realtà l'alba sorge. Non vorrei sembrare esageratamente poetica, sono molto concreta in ogni cosa, ma non dimentichiamo di essere dei privilegiati e che in altri luoghi della terra ci sono altre donne, altri uomini che soffrono più di noi e che in questo paese c'è un sacco da fare per tutti noi.